puntata di Onorato di credo sia venerdì 20 agosto. Uno fa gli auguri, fa gli anni. E vabbè, nel frattempo che ci ascoltiamo questa bellissima musichetta cantata malissimo, iscrivetevi al canale, sotto c'è il pulsante, attivate la campanellina e in descrizione troverete ben due link. Uno serve per uno dei link serve per il primo che troverete, serve per poter donare anche solo un euro per Madonna, sembra stanno urlando qui anche solo un euro per il sito dell'Istituto Cinematografico Fornace, e l'altro invece serve per seguirmi in ogni dove. Bene, cercherò di essere veloce perché insomma ho visaglie che potrei essere interrotto a un momento o un altro, per cui insomma non ho voglia di fare il video spezzatino anche oggi. E diciamo, andiamo su una cosa che sta girando da parecchio ma che io finora non ho mai trattato, e quindi iniziamo dalle cazzate, parleremo di roba un po' più seria e poi ritorneremo alle cazzate. Vi dico subito il trend, sarà un climax, diciamo, ecco, questa puntata. E la prima cosa che è dire è questo: ormai sono diversi mesucci che sta girando una canzone, a parte quella lì della, come si chiama, dell'Orietta Berti, la Tenerestano 1000, non ho mai capito come cazzo si chiama, 1000 credo si chiama, 1000. L'altra invece è una di, credo sia Elettro Lamborghini, questa cantante veramente eccezionale, e l'unica Lamborghini col gancio traino, e voi immaginate dov'è che c'è il gancio traino. E cronaca, insomma, che aveva messo un top così aderente che si vedeva, insomma, che nelle parti basse aveva un piercing, e un anellino più che un piercing, e quindi gancio traino, e l'unica Lamborghini, che insomma Lamborghini, ecco, a parte i trattori. E e la canzone che poi tra parentesi si è avuto non so che fare, visto che non so come cazzo faccia di nome, insomma non so qual è il titolo, credo che sia Pistolero, suppongo. E allora, è una canzone di merda, sottolineiamo questa, è una canzone di merda, no? Ecco, però purtroppo mi viene da dire, questo rientra anche un po' tra la scala di cose che dovevo dire da secoli e non ho mai detto, perché mi aspettavo, cioè sono quelle cose che ho messo là per la serie, ne parliamo quando non ho un cazzo da dire, e poi ho sempre trovato qualcosa da dire, e del fatto che purtroppo questo rappresenta, ahimè, quello che una buona parte, non dico tutte perché ripeto, se no altrimenti sarà il primo che io dico odio chi generalizza e poi dopo io generalizzo, però comunque una buona maggioranza, ecco, un buon numero, ma direi anche una buona maggioranza, e purtroppo ve lo dico sulla mia esperienza personale, dopo ci sono molte donne che stanno lì, allora bombardamento di centri antiviolenza, 1522, voglio una casa e un lavoro, tra parentesi, cioè vattene a cercare, ecco, cioè è facile pretendere la casa e il lavoro, e anch'io lo volevo a suo tempo, casa e lavoro, sta di fatto insomma che purtroppo non c'è niente da fare, l'uomo buonaccione, l'uomo che non farebbe mai male alla mosca, l'uomo che darebbe anche i polmoni per chi ama,
purtroppo viene dopo 2 secondi. Ciao. Cioè, se ha la fortuna di essere perché primo step diciamo viene subito segato, ecco, però se riesce a varcare quello step dell'essere non segato, nel senso ricevere diciamo una masturbazione, nel senso segato, nel senso eliminato, ecco, in partenza, se invece arriva un tot, quindi tra parentesi dimostra anche che, cioè, non era solo per farsi vedere che era uno che meritava l'attenzione, ma effettivamente è così, cioè effettivamente è una persona che non farebbe mai male una mosca, cioè voglio dire che anzi, cioè l'unica roba che farebbe del male a qualcuno solo se quel qualcuno rompesse i coglioni alla persona amata, insomma robe di questo genere, viene piantato da lì a poco. Perché? Perché purtroppo buona maggioranza, e noi ci stiamo a dire le cazzate, ecco, se vogliamo raccontarci un sacco di cazzate, vabbè, allora facciamo Onorato, raccontiamoci le cazzate, una sub rubrica di Onorato in cui ci raccontiamo un sacco di cazzate, ecco. Purtroppo la realtà è questa, non c'è niente da fare, e viene a dire anche questa canzone, per quanto è una canzone di merda, però purtroppo lo dimostra, non c'è niente da fare, è la dimostrazione del fatto che purtroppo il grandissimo testa di cazzo, ahimè, ha molto più successo rispetto a chi invece è buonaccione, sta lì, ma più che buonaccione, buonaccione purtroppo è confondibile con tonto, invece c'è una persona che semplicemente, cioè, non metterebbe mai corni, e faccio il gesto così, corni alla propria amata, perché la ama, non gli frega un cazzo delle altre, ecco, purtroppo. Oppure non gli darebbe mai uno schiaffo se non in certe determinate situazioni, in certe parti del corpo, ecco, solo in quell'occasione, ma per il resto non gli alzerebbe una mano, ma manco se lo meriterebbe, tra parentesi, se si comportasse da testa di cazzo o un'altra, anzi piuttosto sta lì che dice vabbè c'ha ragione tu, cioè non sa come rispondergli, ecco, perché mi è talmente infatuato, talmente innamorato di quella persona che non, cioè, come faresti, ecco, a trattarla male, purtroppo viene trattato di merda, purtroppo viene scaricato come se fosse un pezzo di merda. Questo succede, non c'è niente da fare, è inutile che poi dopo stiamo lì, l'uomo non è che da solo arriva e ti rapisce, se tu sei voluto andare, a me queste cose che ma lui all'inizio era buono, poi si è tramutato uno stronzo, ma quante ce ne saranno che so così? Ma dai, insomma, non ci stiamo a raccontare cazzate, ma quante so così? Doppia faccia, quanti sono? Ne saranno uno su un miliardo di persone così. Purtroppo chi è testa di cazzo si vede all'inizio, si vede subito, non è che così di punto in bianco, sei un grandissimo testa di cazzo, si vede all'istante, ok? Si vede all'istante, porca di quella puttana, è inutile che mi sta a dire. E poi dopo il problema è che poi dopo, cioè ripeto, cioè uno si trasforma, perché per carità, solo i coglioni, non solo gli idioti, solo gli stolti non cambiano mai idea, ma comunque ci impiega il suo tempo, non è che oggi a domani tracete, perché sennò veramente c'è un disturbo bipolare, ecco. Ma che è questo, non mi potete venire a dire che quello, purtroppo i test di cazzo hanno molto più successo perché le donne cercano quello. La maggioranza purtroppo delle donne cerca un grandissimo testa di cazzo, sarà inconscio, sarà quello che fa pare, però purtroppo è così, e si vede un miglio,
ripeto, certe canzoni lo dimostrano, per quanto sono canzoni di merda, però purtroppo inconsciamente dimostrano che purtroppo ho ragione anche da questo punto di vista, perché ricordatevi che Donno Bandana ha ragione anche quando sbaglia, soprattutto quando sbaglia, cioè sempre, però purtroppo è così. Purtroppo è così, non mi state a venire a dire ma no, ma non è vero, per tu lo parli perché come si chiama il teorema d'amore di adesso non mi viene il nome, porca puttana, Marco Ferrandini mi pare di ricordare, e cioè, diciamoci le cose come stanno, purtroppo la canzone è vera fino alla seconda strofa e basta, poi il resto è una cazzata, l'ultima strofa è una cazzata, ecco, purtroppo no, purtroppo non è, purtroppo è proprio così, cioè se tu sei buono te lo prendi nel culo, se invece tu sei, nonostante tu sia eterosessuale, non vorresti un rapporto anale, e se sei invece come si dice, se invece sei un testa di cazzo, guarda caso te si spavano intorno. Poi dopo ovviamente il testa di cazzo non è che si limita a fare il gradasso, si limita proprio a menarti e dopo oh, femminicidio, mi ha ammazzato, mi ha bussato le botte, e cazzo, ma si vedeva un miglio, porca puttana, però bravo ragazzo, l'essere che non ti avrebbe mai dato uno schiaffo nemmeno se massimo te la dava, lo dico, te la dava sul culo mentre ti chiamava, ok, al massimo quello l'hai mandato a fanculo perché lo vedevi come un amico, come un fratello e come tante altre robe, ecco, cioè questo è. Cioè, dovete smetterla, ecco, le fanno i femministe di sta ceppa di cazzo, avete rotto i coglioni, ok? Purtroppo arrendete la realtà, purtroppo è così, e che vogliamo fare? Non lo so, purtroppo il mondo gira così da sempre, per cui è difficile far cambiare idea a chi è bagato dentro, inside, e quello che dico spesso è che purtroppo non sono adatto evidentemente per questo mondo, per cui io mi incazzo per certe cose, perché evidentemente sono io l'alieno, ecco, quindi vabbè. A proposito di cose che sono adesso, come facciamo, l'altra cosa invece, e ne avevo accennato ieri, era il discorso insomma che qualcuno ha osato dire che con questi talebani, visto che ormai hanno conquistato l'Afghanistan, ignorare, far finta di niente non porta un cazzo, quindi tanto male a sto punto, tanto vale cercare di averci un dialogo con questi, visto che la popolazione sostanzialmente non ha fatto una beata fava per impedire che questi dall'oggi al domani riprendessero il controllo del paese, quindi evidentemente gli va bene, non dico a tutti perché ovvio ci sono quelli che stanno manifestando con i gessetti e poi confronto diciamo come diciamo risposta ricevono pelle pallottole, cioè, va bene, non possiamo dire la maggioranza, però comunque anche quelli che scappano, voglio dire non gli va bene, però al tempo stesso però mi pare che il resto della popolazione sta lì che gli va bene, quindi ecco, se sono potuti risalire su non mi sembra tanto una minoranza, ecco, di popolazione che è d'accordo, quindi tanto vale a sto punto parlare con queste persone, cioè io non dico diteci quello che volete, quantomeno insomma avere un rapporto diplomatico, non amichevole, non di sudditanza, diplomatico, ok? Bene,
visto che tra parentesi abbiamo rapporti diplomatici con per esempio il Regno del Marocco, che tratta per esempio i Sahrawi come se fossero pezzi di merda, ok, che ha invaso il loro territorio e li ha praticamente costretti a vivere in mezzo al deserto, spinti da un muro fatto sostanzialmente di mine antiuomo, di milioni di mine antiuomo, visto che parliamo con un governo come quello saudita, che praticamente sono talebani che ce l'hanno fatta, visto che parliamo con gli Emirati Arabi Uniti, tanto è da addirittura andarci a fare l'Expo, e non mi pare che esattamente negli Emirati Arabi Uniti gli stranieri, i lavoratori stranieri sono trattati esattamente come vengono trattati per esempio i nostri in Svizzera, anzi mi sembra che siano trattati abbastanza da schiavi. Se con questi parliamo, visto che parliamo con il governo ucraino, addirittura andandogli a dire condanniamo la Russia che ha invaso cosa ha invaso? Il culo di vostra madre ha invaso, che cazzo state dicendo? Oppure ma la Crimea, guardate che era russa da un pezzo, che cazzo state dicendo? Soprattutto visto che in Ucraina c'è un governo che è russofobo, quelli si sentono russi e hanno detto vabbè, ma noi ce ne sciocchiamo dei coglioni, se piuttosto di morire ammazzati come è successo per esempio a Odessa, noi ce ne scappiamo via. Noi torniamo in madre patria. Visto che parliamo con questa gente, non capisco per quale cazzo il motivo. Poi questi grandi scienziati, tipo i Renziotti, chiamerei così, e anche gli altri, tipo il divoratore di cibo, quelli del PD, insomma buona parte di quelli che hanno detto non ci parlo con i terroristi rovi. Io vi do sta notizia, vi ricordo, sono 20 anni che i nostri militari stavano lì, che adesso sono andati via con la coda tra le gambe, sono andati via, ok, sono stati 20 anni, non hanno risolto un bernato cazzo, non hanno risolto niente, abbiamo buttato al cesso milioni di euro, forse anche miliardi, però facciamo finta sono stati solo milioni di euro, abbiamo buttati al cesso per non ottenere una beata fava. Bene, per ottenere che adesso ci ritroviamo con lo stesso governo di 20 anni fa, che fa le stesse identiche cose di 20 anni fa. Non è stato risolto un cazzo se non il passaggio di un cazzo di oleodotto. Basta. Beh, allora mi spiegate che cazzo. Cioè, ma che cazzo rompete i coglioni? Ma di che cosa parlate? Ma vergognatevi! Porca di quella puttana, ma non si risolve il coso, non si parla. E ho capito, ma con le bombe abbiamo risolto qualcosa? Domanda, con le bombe, perché i nostri che stavano là con i fucili e cose, non è che stavano lì a consegnare le roselline, sparavano, vi do sta bella notizia, vi do. Ok? I militari americani stavano sparando, hanno bombardato villaggi. Non è che sono andati là coi volantini alla D'Annunzio, ok? Allora, se con le bombe non abbiamo risolto una benamata fava, ok? Se mettendo un governo fantoccio non abbiamo risolto un cazzo, se addestrando la polizia abbiamo solo sprecato soldi, perché questo è successo, allora mi spiegate per quale cazzo di motivo adesso voi scienziati, perché voi siete grandi scienziati, adesso mi dovete spiegare allora che cazzo dobbiamo fare. Nel frattempo, come si suol dire, nel frattempo che il medico pensa, il paziente muore. Per cui la vera domanda è: che cazzo vuoi fare?
niente, facciamo finta di niente? Lasciamo che Russia e Cina forse ci dicono guardate, facciamo vedere noi come si fa, o forse vogliamo per l'appunto avere un rapporto diplomatico. Attenzione, un rapporto diplomatico non vuol dire ah sì, bravissimi che siete, vi applaudiamo, vuol dire prendere le cose, diciamo constatare il fatto che quella nazione, quel governo in maggioranza vuole quel, è favorevole a quella forma di governo, è favorevole a quel determinata giurisdizione, quella determinata giurisdizione, prendere atto e basta, parlare con sé come una nazione. E lì fanno così, e perché in Arabia Saudita che fanno? In Arabia Saudita che fanno? Signori, ma perché dovete essere ipocriti? In Arabia Saudita che cosa succede alle donne? Non girano tutte bardate dalla testa ai piedi? Non c'è la lapidazione per le donne? Non c'è il taglio delle mani ai ladri? Che tra parentesi io lo porterei anche da noi, così praticamente in Parlamento avremmo una marea di bunkerini, tra cui anche quelli che hanno detto oh non si parla con i terroristi. Terroristi, quelli sono lì al governo. Che fai? Ignori un governo? Perché non piace come fa? Allora perché non ignori? Ma perché non ignori l'Arabia Saudita? Che è così democratica, tra parentesi, che non è, si chiama Repubblica d'Arabia o Monarchia Araba, si chiama, c'è proprio la serie, l'Arabia dei Saud. Saud è la casa regnante. È come se fosse Italia Sabauda. C'è proprio ancora più, cioè per esempio non esiste altra cosa al di fuori di quella monarchia. Quelli vanno bene, quelli non li accettiamo, vanno bene. Altri, per esempio Israele, talmente tanto democratici che trattano i palestinesi come nell'apartheid. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando? Ho detto il Marocco. Noi tanto con i marocchini addirittura abbiamo un commercio là, cioè, come si chiama, le ferrovie pure mi pare hanno rapporti per di costruzione in Europa, i nostri grandi imprenditori. Ma il muro marocchino ce lo siamo dimenticati nel Sahara occidentale? Ce lo siamo dimenticati? Io non me lo sono dimenticato, signori. E questo vi pare un governo democratico che tratta il fronte polisario come se fosse una banda di terroristi? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Ma dai, ma perché dovete essere ipocriti? Questa cosa con ecco, i terroristi non si parla. E poi dopo succede come è successo con Moro. Terroristi, a parte che tra parentesi loro stanno là in Afghanistan, ok? È un governo che piace purtroppo per voi, per noi, per chi cazzo ci pare, a me non me ne frega niente. Ok? Ognuno in casa propria può essere, deve essere libero di scegliere come cazzo vuole essere governato. Se vogliono che ci sia un militare che comandi, è buon per loro, anzi buon per loro. Perché ci fosse anche qua, sì, sti coglioni per esempio, ecco, smetterebbero di pontificare su nulla. Che cazzo, questo è. Ma per quale cazzo di motivo deve essere no, ma noi non facciamo, è un governo,
la maggioranza ha voluto che fosse così, perché non ci sono state lezioni di robe, però nessuno si è opposto. Nessuno si è opposto, adesso si stanno qualcuno opponendo, ma qualcuno, una minoranza, una città, il resto gli frega niente, il resto anzi sta meglio così, almeno siamo noi, al governo di noi stessi, non c'è qualcuno che sta lì appoggiato a qualcun altro. Ma dai, ma perché dovete essere ipocriti? Schifo. Vabbè, terminerei con l'ipocrisia massima. E la notizia sembrerebbe che OnlyFans voglia praticamente chiudere con la pornografia, che è un po' come se dicesse Rocco Siffredi dicesse basta con i rapporti anali. Trovo veramente assurdo, ecco, diciamo come fallire all'istante, non si è capito perché. Purtroppo ci vogliamo prendere per il culo, diciamocelo così come stanno. OnlyFans è una sorta di Pornhub a pagamento, diciamocelo così come stanno. Poi per carità, ci sarà qualcuno che effettivamente su sto OnlyFans fa solo delle cose esclusive, delle foto esclusive, eccetera eccetera, però c'è qualcuno e ci sono parecchi. Un'altra cimice che gira, che palle, che diciamo mostra come si chiama contenuti esclusivi e che ovviamente comprendono insomma cose cosiddette sex worker. Cioè non ci stiamo a prendere in giro. Allora, tra parentesi, sta cosa di ipocrisia per l'appunto è il fatto di dire noi rifiutiamo le cose, voglio dire, oppure è così, quelle puttane, tanto su donne che fanno ste robe, finalmente si trovano un lavoro. A parte la parentesi, se il loro lavoro è fare così, purtroppo è perché in questo cazzo di paese noi siamo diciamo schiavi di tanti altri paesi, tra cui il Vaticano, e purtroppo noi non possiamo avere una cazzo di legislazione dove per esempio le donne, visto che sono tutte emancipate e indipendenti, ecco, possono fare anche il mestiere antico liberamente, pagando però le tasse come le paga un artigiano, in teoria. Poi, vabbè, poi l'evasione fiscale lo conosciamo bene, però in teoria, insomma, come una qualsiasi attività dovrebbe pagare le tasse, ecco, anche loro possono avere la loro attività e pagare le tasse. Io non sono contro, io per esempio anche tanta ipocrisia che vedo, c'era Malena, là, come cazzo si chiama, insomma, con un'altra, diceva noi abbiamo fatto nel film, abbiamo insomma fatto con, avuto rapporti con 70 uomini, una roba di questo genere, e sotto leggevo tutti i commenti, guai, che vergogna di essere i vostri film, ma che te frega a te, ma poi che vergogna, ma magari pensa un po', per esempio anche qualcuno che fa la pizza e magari c'ha il figlio che si vergogna, perché magari suo padre o sua madre fa la pizza, cioè voglio dire, sto discorso fa come un mestiere piacere sessuale. Non vedo niente di così terrificante, niente di così deplorevole. Cioè, per me è molto più deplorevole uno che si droghi, per esempio.
per me trovo molto più deplorevole. Trovo più deplorevole uno che non fa una beata fava. Ecco, questo lo trovo molto più deplorevole. Invece uno che, cioè, voglio dire, Moana Pozzi, per esempio, una persona molto intelligente, però faceva quello di mestiere. C'è questa cosa che uno si deve vergognare. Cioè, voglio dire, se si deve vergognare vuol dire che fa il lavoro sbagliato. E allora cambia lavoro. Voglio dire, no? Ecco. Se no, altrimenti, cioè, cosa c'è di vergognoso? Cioè, io trovo molto più vergognoso chi è ipocrita. Ecco. Che chiesa, oh, il Papa ha detto, anzi no, magari il Papa, e la Bibbia dice, poi dopo il Papa dice una roba, no, ma la Bibbia dice, ma come, dice di essere cattolico, in teoria dovresti pensare che il Papa sia il vicario di Cristo in terra, e poi dopo quello che dice il Papa non va bene perché non rispetta quello che dici te, ma vaffanculo, va, no, sei cattolico quando ti pare a te, e... Cioè, allora, di che sei protestante, di che sei cattolico, ecco, o che sei ortodosso, insomma, quello che ti pare, ma non di che sei cristiano, cattolico soprattutto. Se quello che dice il Papa non ti va bene, come fai? Come il vicario di Cristo in terra e tu vai contro Cristo? Cioè, ma sei pazzo? Cioè, prendi quello che vuoi, insomma, è una religione alla carta, ecco, e allora, vaffanculo, ecco, e di che stiamo parlando? Cioè, sta cosa, poi sta roba è così, cosa mi fanno, ma guardate che prima di questa cosa, anzi, sia io, periodo in cui sono stato solo, ed è stato un periodo abbastanza lunghetto, io non è che non girassi, perché mi sono girato tutte le sale possibili, le feste me ne sono girate, insomma, non sono stato sempre a casa a girarmi i pollici, anzi, per esempio anche, si chiama, spese che ho fatto, per esempio oggi con la mia compagna io le facevo da solo, ecco, per cui non ci veniamo a dire, insomma, oggi abbiamo fatto una bella spesa, insomma, abbiamo fatto un bel carrello pieno, e cioè, voglio dire, non è che non girassi, però ero anche iscritto a una serie di cose, l'app, incontri, miti, queste robe qua, e poi veramente per noi questi mi arriverà da pagare, e l'ho fatto, cioè, nel senso, sono stato iscritto a sta roba e ogni tanto mi arrivava la richiesta di qualcuna che però, diciamo che, per appunto, diciamo che era iscritto lì non per trovare l'amore. E arrivavano queste richieste tipo, mando io foto, 10 foto, 20 euro, ricarica tabacchino, anzi ricarica postepay tabacchino, cioè, sta roba me la ricordo. Mi viene da dire, almeno OnlyFans c'aveva una cosa un po' più, come dire, di censura, diciamo, perché o pagavi o comunque, insomma, era un po' più blindato, un po' più difficile a scaricare, eccetera eccetera, o comunque sia impossibile, possibilissimo, ma sicuramente era un po' più difficile, eccetera eccetera, c'è un piccolo filtro, ecco, invece così, cioè, senza la serie, tu magari mandi le foto, tu che cose, quelle dopo circolano e tu per di più magari non ti paga niente nessuno, quindi te la prendi anche in culo, e tanto per rimanere in tema, almeno lì c'è un minimo di
di tutela, un minimo. Però, insomma. Ah, eccolo. Cioè, questa cosa di ipocrisia tremenda. Che dire? Boh, che schifo. Vabbè. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Domani sarò, domani sabato ovviamente, e però stasera, ecco, se magari non ho sta cimice che mi gira addosso, andrò in quel del Delta a riprendere la zia della mia compagna, e quindi boh, magari non registro, registrerò più tardi, chissà, vabbè, lo scoprirete. Noi ci vediamo alla prossima puntata.